Voglio iniziare con le parole di Andrea Oliva, ovvero questa sera inizia un sogno. Questo è Le Poix a Vicenza, in console Paul Wolford, Paolo Martini, Lady Brian, Igor S. È tornato su Enjoy Television Paolo Martini, ciao! Ciao! Però non sei solo stasera, eh? Sono col mio fido compagno di avventura Dalbe. Ciao Dalbe! Ciao, ciao! Fido compagno di avventura, nonché accompagnatore, braccio destro. No, ma ogni tanto dividiamo insieme la console, okay. In qualche... spesso devo dire. E quando lui è libero mi accompagna volentieri, insomma, facciamo serata insieme. Siamo a Vicenza, siamo al nord-est, questa è Le Poix. Andrea Oliva direi che ha fatto un ottimo lavoro in console, tu, Paul Wolford, quindi? No, quindi una bellissima inaugurazione, il locale è pienissimo, so che fuori hanno lasciato parecchia gente. Il locale è molto grande, io lo conosco da sempre perché insomma qua a Vicenza è un locale di quelli storici. Non c'ero mai stato, il locale è grandissimo. Devo dire che riempire un locale di questa dimensione, soprattutto di questi tempi dove non è facile riempire i locali, è una bella soddisfazione. Credo che Andrea abbia fatto un buon lavoro e continuerà a farlo anche nel resto dell'inverno. D'altronde è uno, voglio dire, costante come lui, quando di solito si impegna su qualcosa lo porta a termine con dei buoni risultati. Produzioni Paul's Boutique, questo tuo progetto che sta sfornando un successo dopo l'altro. Abbiamo appena finito un remix che uscirà tra un paio di settimane per un ragazzo che si chiama Jack Capitano, Bonsoir People. Sempre abbiamo fatto un remix che ci sta dando qualche soddisfazione. E nel frattempo abbiamo finito anche un EP che si chiamerà Special One con due tracce, l'altra è Plug Me. Non sappiamo ancora su che etichetta andrà a finire, vediamo, stiamo già lavorando a un altro disco, insomma diciamo che in studio siamo molto operativi in questo periodo. Secondo te, dimmi, qual è secondo te in questo momento il problema più grande che c'è nel music industry? C'è chi mi risponde il download, chi mi risponde internet. Quello, download gratuito. Cioè la gente, i ragazzi di oggi non hanno la concezione che la musica si debba comprare. Cioè per loro è scontato che la musica si debba scaricare gratis. Quindi questo chiaramente porta un danno enorme a chi fa la musica, alle etichette discografiche, ai produttori, a tutta la gente che investe dei soldi per fare questo tipo di lavoro. Ed è normale che se tu continui a produrre ma non incassi, comunque il mercato è normale che ne risenta in questo momento in modo pesante. Cioè praticamente la musica che produci non la compra più nessuno. Il problema è che qui non si può più tornare indietro ormai. Purtroppo no, è finita la festa. Che poi non era una festa, cioè voglio dire, uno lavorava e veniva ricompensato per ciò che faceva. Sì. È un bel problema. Un bel problema, perché i produttori adesso, prima si guadagnavano la pagnotta così, adesso... Ma non è un discorso solo di... cioè voglio dire, c'è anche Eros Ramazzotti che ha questo problema. Sì, sì. Non è che stiamo parlando di produttori, noi che facciamo musica house, che alla fine, insomma, stiamo parlando anche di gente che fa pop, da Zucchero a Eros Ramazzotti, per fare due nomi. Cioè, voglio dire, si ritrovano che vendevano 2-3 milioni di dischi e adesso ne vendono qualche centinaia di copie. Mille. Su questa Vabbè. Questa parentesi di internet,
Vabbè, no, perché dai, dobbiamo continuare la serata che è meravigliosa. Andiamo a sentire Paul Wolford. Alla prossima su Enjoy Television. Alla prossima. Bonsoir.